Ben ritrovati a questa prima puntata del nuovo anno. Non è mio costume in tutti questi anni di trasmissione, soprattutto negli ultimi due di pandemia, parlare di Covid, perché è un tema che è già troppo trattato, se ne parla tanto e molte volte anche a sproposito con le più strampalate teorie, eccetera. Però vi sono alcuni punti che sono emersi in questi giorni che meritano un momento di attenzione. La situazione proprio a Ragusa città comincia a essere veramente pesante in termini di positivi e il numero cresce in maniera esponenziale. E a questa situazione però il comune di Ragusa sta arrivando non pronto e non preparato. Innanzitutto dobbiamo evidenziare come, purtroppo per gravissimi problemi di salute, da due mesi a questa parte l'amministrazione comunale è carente dell'assessore al ramo, alla sanità, per le problematiche avute dal dottore Rabito, a cui facciamo sempre tantissimi auguri e che comunque conosciamo tutti. E purtroppo però la situazione a Ragusa è veramente grave sotto il profilo sanitario e il comune è sprovvisto dell'assessore al ramo. E quindi tutte le decisioni conseguenziali su questo tema non si capisce in questo momento da chi vengono prese. Sicuramente ricordiamo sempre che è il sindaco la massima espressione sanitaria della città, però è ovvio che mancando l'assessore al ramo qualcosa di carente c'è. Ecco che quindi secondo me è necessario che il sindaco Cassì prenda una decisione e la posso capire che è una decisione dolorosa da prendere, però la macchina amministrativa deve andare avanti anche proprio sotto il profilo sanitario. Quello che vedete alle mie spalle sono infatti poi le immagini ormai note delle file chilometriche e le attese di ore e ore che si hanno all'hub vaccinale. È ovvio che è auspicabile che tutti noi andiamo a fare la terza dose o le prime se non si sono state ancora fatte, però è altrettanto indiscutibile che anche questa situazione deve essere attenzionata. Qualcosa si è fatto da parte sia del comune che dell'ASP, però ancora fino a stamattina le file all'hub vaccinale erano molto lunghe e oggi è una giornata di freddo, queste ultime giornate sono state particolarmente rigide, quindi non può essere di città civile che appunto si facciano ore e ore di attesa al freddo. Ma vi è un altro punto ancora che va evidenziato in questa situazione che si è venuta a creare a Ragusa, è quello del collo di bottiglia che si è creato all'ASP, perché abbiamo notizie, ne abbiamo cercate, le abbiamo assunte, abbiamo sentito anche alcuni responsabili di laboratorio che la situazione si è molto ma molto ingarbugliata, perché quando il laboratorio o la farmacia comunica la positività di una persona, questi dati vengono appunto inseriti nelle varie piattaforme, perché o c'è la piattaforma per i tamponi molecolari o per quelli rapidi. Ma il problema è che poi devono essere lavorati dall'ASP, perché a quel punto poi deve essere fatta la comunicazione all'USCA, che si deve mettere in contatto con il paziente per poi prendere l'appuntamento per fare anche il successivo tampone molecolare, che appunto deve poi attestare se la vera positività e poi soprattutto dopo quello 10 giorni per attestare la eventuale negativizzazione del paziente. In questo però un lasso di tempo che sta vedendo una crescita esponenziale dei contagiati e dei positivi, il numero delle comunicazioni che arriva dalle farmacie e dai laboratori è molto molto elevato e all'ASP, forse per una carenza di personale, non hanno la possibilità di inserire in tempi brevi la comunicazione e quindi fare la comunicazione all'USCA.
Questo cosa si comporta? Comporta dei notevolissimi ritardi, perché da che il paziente che si è recato in farmacia e ha conosciuto la sua positività, a che l'USCA molte volte si mette in contatto, passano tra i 7 e i 10 giorni, e molte volte anche il medico di base, che è stato compulsato da chi è positivo al Covid, cerca notizie, ma vede che sul portale ancora risulta negativa quella persona. Questo è veramente molto molto grave, perché è ovvio che a questo punto quella persona per l'ASP è negativa, potrebbe anche andare in giro tranquillamente e creare problemi di contagio. Sta semplicemente alla coscienza di chi sa che è positivo non mettersi in quarantena, rispettare le regole e aspettare la negativizzazione. Ma è ovvio che a questo punto qui sorge la spontanea la domanda: ma è mai possibile che in un periodo di elevati contagi e di numero ingente di persone positive nella città di Ragusa l'ASP non possa implementare il numero di personale che è addetto a questa operazione, che per certi versi è molto manuale? Cioè quella di prendere un dato che viene comunicato dalle farmacie, dai laboratori, e metterlo in comunicazione poi con l'USCA. L'USCA, che a sua volta sono molto oberati sicuramente, non vogliamo andare a colpevolizzare nessuno, perché il numero dei contagiati è in quarantena fiduciaria è elevatissimo, però è indiscutibile che alla fine di tutta questa problematica accade che molte volte il paziente sono trascorsi i 10 giorni secondo le ultime normative complicate, per quanto mai, che si sono succedute via via, potrebbe veramente fare il secondo tampone e vedere se è negativo, però se non ha la comunicazione lui non si può non può uscire da casa e andare a fare il tampone, dovrebbe essere l'USCA a dirgli vieni a fare il tampone e vede. Quindi siamo in situazioni che poi comportano che la persona che è positiva al Covid non ha la possibilità di uscire e resta chiusa in casa per un tempo indeterminato. È una situazione che veramente ha di bisogno di un intervento quanto mai urgente dalle autorità preposte. Mi auguro che questa segnalazione, che mi è arrivata da tantissimi cittadini, che in questo momento chi di noi non ha amici o parenti positivi, ma che appunto anche amici mi hanno detto, questa è la situazione in questo momento a Ragusa e non è delle migliori sicuramente. Alla prossima puntata, dove speriamo di non parlare di Covid.